Ciao e benvenuti sul canale Punta Capo, un canale dedicato alla creatività. In questo tutorial vi mostro come realizzare un piccolo album 10x10 pop-up. Se siete curiose, seguitemi, ciao! Allora, per la realizzazione dell'album pop-up 10x10 abbiamo bisogno di questo materiale. Allora, una striscia di cartoncino 32x10. Poi abbiamo bisogno per le alette due pezzi di cartoncino 11x10 e uno 10x10. Per la copertura abbiamo bisogno di carta decorata 10 pezzi 9,5x9,5, mentre per quanto riguarda la parte interna a fisarmonica un pezzo di cartoncino della dimensione di 29x9. Allora, togliamo tutto e lavoriamo intanto sulla prima parte, cioè il cartoncino che sarà da base al nostro album. Qua dobbiamo intervenire con un bulino ed un righello. Io per comodità e per velocità utilizzo una taglierina, la mia taglierina Fiskars con la lama per le tracce. Allora, dobbiamo fare 4 pieghe su questo cartoncino. E adesso vi dico le misure. Allora, la prima piega sarà a 10 cm, la seconda a 11 cm, la terza a 21 cm, e la quarta a 22 cm. In questo modo abbiamo realizzato la nostra copertina. Andiamo già a piegare. Ovviamente a secondo dello spessore del cartoncino otterrete un album più o meno solido, diciamo così, spesso. Questa è una grammatura media, è un 160. E pieghiamo tutte le nostre linee guida e otterremo la nostra base, che è questa. Fatto questo, a questo punto dobbiamo prendere i due quadratini precedentemente tagliati, quelli da 11x10, e tracciare una piega a un centimetro. Queste saranno praticamente le alette che andranno sia da una parte come dall'altra del nostro album. Perciò prendiamo sempre la nostra taglierina e segniamo un centimetro su una e un centimetro sull'altra. Perfetto. Fatto questo, pieghiamo anche qua le nostre alettine e andiamo ad applicare da una parte come dall'altra. Io per comodità qua utilizzo un pochettino di colla, tipo colla vinilica. Un filo di colla e intanto mettiamo il primo pezzo. Ovviamente prestiamo attenzione e cerchiamo di stare nelle linee guida. La nostra prima aletta è fatta. Facciamo la stessa cosa con la seconda. Stessa cosa, anche qua cerchiamo di prendere le nostre misure. Il nostro album in questo modo è già completo, vedete? Allora, siccome a me non piace vedere le giunture, è vero che potrei mettere soltanto una parte decorata, ma le giunture si vedrebbero comunque. Abbiamo il nostro pezzettino di carta tagliata precedentemente 10x10,
non facciamo altro che applicarlo sulla base, in modo che le giunture spariscano. Sempre con un pochettino di colla andiamo a fare il perimetro. E lo applichiamo sul nostro album. Poi cerchiamo di richiudere il tutto sempre, in modo che se c'è qualche giuntura che per qualche motivo rimane un po' rigida, riusciamo ad aggiustare il tiro. E diciamo che la struttura, la prima struttura, è a posto. A questo punto, prima di ricoprire il tutto, io preferisco creare anche la parte a zigzag, perciò togliamo un attimo la struttura e prendiamo la fascia, quella di dimensione, pezzettino di carta 29x9. Qua dobbiamo andare, visto che abbiamo già la taglierina a portata di mano, dobbiamo andare a effettuare tre pieghe, anche in questo caso. La prima piega sarà a 9 cm. La seconda piega a 18 cm e la terza piega a 27 cm. Perfetto, con la taglierina abbiamo finito, lo possiamo mettere via e andiamo a piegare il nostro album con le pieghe. Potete aiutarvi anche con una pieghetta se ce l'avete a portata di mano. E la nostra struttura fisarmonica è fatta. Allora, riprendiamo la nostra base e la nostra struttura la dovremo andare a questo punto applicare. Allora, qua le scelte sono vostre, la possiamo mettere da questa parte con l'apertura poi diciamo a diagonale, in alto o in basso, come preferite voi. Io per comodità la metto in alto, preferisco metterla in alto, perciò anche in questo caso un pochettino di colla, oppure se l'avete di adesivo a scelta vostra, e andiamo a applicare la nostra sezione a fisarmonica in questo punto. Assicuriamoci che tutto sia ben fissato e la nostra parte fisarmonica, come vedete, è completata. Eccolo qua. Allora, a questo punto dobbiamo passare alla parte della copertura. Io ho scelto queste carte, sono della linea Paper for You, perciò l'ho abbinato con il nero e con il grigio. Però prima di fare ciò, siccome la chiusura la voglio fare con un nastrino colorato, apriamo di nuovo il nostro album, lo capovolgiamo e sul retro andiamo ad applicare già la parte di biadesivo che ci servirà poi per fissare il nastrino. Perciò forbice alla mano, biadesivo, tagliamo un pezzetto di biadesivo, più o meno calcolate di metterlo al centro, prendo il mio pezzettino di nastro, questo l'avevo scelto bianco ma a questo punto preferisco il rosa perché sul grigio mi sembra che rimanga un pochino di più, facciamo all'incirca la metà, così, questo è il centro, togliamo il nostro biadesivo e andiamo a fissare il nastrino in modo che rimarrà come chiusura. Vi do anche una dritta per i nastrini: siccome si sfilacciano, io uso sempre un accendino e vado a bruciare le due estremità. In questo modo siamo sicuri che i nastrini non si sfilacciano più. Allora, qua partirei già con la copertura. Io ho già precedentemente messo il mio biadesivo, così mi aiuta per
Vedete, una volta che noi mettiamo la copertina, ovviamente tutto rimane ben definito. Allora, partiamo. Adesso è la struttura dell'album in sé è terminata. Si tratta soltanto di gestire la copertura e poi le eventuali decorazioni. È un album, vedete, molto molto veloce da fare. E anche il materiale. Ecco. Cerchiamo di metterlo al centro il più possibile. Ecco un'altra cosa, io tendenzialmente smusso sempre gli angoli. Per smussare gli angoli ho questa, è lei, della Will Memory Canvas, perché mi piace proprio questa idea. Vedete, una volta che noi abbiamo fatto il nastrino, poi quando si chiuderà rimane così, rimane tutto ben chiuso e sigillato. Adesso andiamo a gestire un'altra cosa, ecco, che dobbiamo fare è anche queste giunture, vedete? Queste giunture non mi piacciono, perciò le andiamo a nascondere con la nostra carta decorata con i bordi sempre precedentemente smussati. Come vi ripeto, è un album velocissimo da fare, i passaggi sono abbastanza elementari. Ecco, andiamo a chiudere anche questa parte perché non mi piaceva, così, in questo modo, e poi facciamo lo stesso per le altre zone. Prepariamo tutte la copertura e ci rivediamo fra un attimo. Ecco qua, il nostro album 10x10 è terminato. Avete visto che la realizzazione è semplicissima. Io ho finito di decorarlo e ho creato anche questa copertina con anche questi tag della linea Paper for You. Vedete, la carta Paper for You aveva a disposizione questi tag, perciò ho ritagliato un taghettino e l'ho posto sulla come copertina. L'album si apre in questo modo e all'interno si potranno mettere le nostre foto. Ho smussato anche gli angoli perché tendenzialmente io cerco sempre di non avere di smussare, appunto, e niente, perciò ho smussato gli angoli e poi qua metterò, come nell'altro caso, il taghettino con scritto qui foto, il tondino con scritto qui foto. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate. È la prima volta che realizzo un mini album dall'inizio, di solito sono tutorial un attimino più brevi, perciò ho cercato di spezzare il video, di non renderlo troppo lungo, soprattutto per quanto riguarda la parte della decorazione, che insomma si tratta semplicemente di togliere il biadesivo e attaccare le nostre carte. Perciò, ecco, un'altra dritta che vi do è sul fiocchetto. Quando tagliate i vostri fiocchi, come in questo caso, per non farlo sfilacciare, io odio i fiocchi che si sfilacciano, con un accendino andate a sbruciacchiarli leggermente. C'è chi mette lo smalto, ma a me non piace perché poi rimane la linea dello smalto. In questo modo non si sfilacciano più. E il vostro album è fatto. E fatemi sapere se vi è piaciuto il tutorial. Se lo rifate, per favore, taggatemi e commentate il video, spolliciate, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao e buona creatività a tutte. Ciao!